Eccoci qua nuovamente per proseguire la nostra avventura su Mad Max. Riprendi partita e ricominciamo da dove eravamo rimasti ieri. Spero che avete visionato il secondo video di questa serie su Mad Max. E speriamo che vi stia anche piacendo il modo con cui lo sto portando, ovviamente. Queste sono le mie prime volte qui sul canale, quindi anch'io mi devo un po' sciogliere nella parlantina. Allora, detto ciò, ci ritroviamo qui e siamo praticamente nel rifugio. In questo nuovo rifugio di Jet, nel covo di Jet. E ci troviamo qui perché praticamente c'è sta il nostro vecchio, diciamo, rifugio, appunto, ci siamo stati scoperti e quindi siamo stati costretti a fuggire da lì. E ci siamo quindi trasferiti in questo nuovo posto. Vediamo adesso. Qui c'è parecchia cosa da raccogliere. In questo nuovo posto. Adesso dovremo andare a parlare con questo Jit. Ma prima di fare ciò, vorrei andarmi a. No, questa è la mappa. Andare a vedere un attimo la biografia di. No, statistiche completamento. Sì, eccoci, volevo dire, volevo andare a vedere la biografia di Scrotus, che non ho letto. These lands are mine. All of Gastown is mine. Allora, Scevrus Crotus, figlio di Immortan Joe, fratello di Rictus Erectus, è un signore della guerra, temuto e spietato, investito dalla carica di protettore di Gastown. Fin da giovanissimo mostrò un grande talento come guerriero. Rapidità, potenza fisica e sprezzo del pericolo lo resero ben presto una perfetta macchina di morte. Uccise il suo primo nemico all'età di 7 anni, durante un allenamento. Da quel momento niente poté più fermare la sua brama di conquista. Lasciò dietro di sé una lunghissima scia di sangue e morti. Non massacrò solo nemici, ma anche alleati e suoi stessi maestri. L'adolescente affinò le sue abilità nelle corse della morte, da Gastown alla fattoria delle munizioni e viceversa. Scrotus domina le terre desolate e prospera, fomentando guerre senza fine, annientando chi cerca di farsi una vita senza sottostare ai suoi voleri e saccheggiando tutte le risorse che queste terre hanno da offrire. Lontano dalla superficialità dei cortigiani della cittadella, ha trasformato le sue bestie da guerra in un esercito imbattibile che domina incontrastato sulle terre desolate. Durante le guerre delle terre desolate, Scrotus sconfisse Dottor Dementus, riportando così Gastown sotto il dominio di Immortan Joe. Per questo fu nominato protettore di Gastown e gli fu affidato il comando di tutti gli eserciti e di tutte le operazioni in zona. È famoso per la sua crudeltà, i metodi brutali e una certa inclinazione alla teatralità più morbosa, evidente nella sua abitudine di adornare la cintura con teste umane mozzate e sfoggiare un minaccioso e affilatissimo sospensorio di forma fallica. Il suo esercito di bestie da guerra gli è fedelissimo ed è pronto a eseguire ogni suo ordine, anche il più estremo. Intorno a Gastown, il regno del terrore di Scrotus è costellato di spaventapasseri usato per marcare il territorio e vari accampamenti che riforniscono la città e rafforzano il suo esercito con nuovi guerrieri. Praticamente, insomma, ci dice che questo è un tiranno, un po' che facendo anche qui un esercizio di sintesi, è un tiranno che domina praticamente su tutte le terre qui, su tutto l'universo, diciamo, sulle terre conosciute ovviamente qui su Mad Max, sul gioco. Quindi praticamente sì, è un tiranno che ha un esercito che gli è fedele, obbedisce a tutti i suoi ordini e quindi. Infatti fino a giugno, ed è spietato e praticamente non ha
rimorso a uccidere sia nemici che anche stessi alleati. Quindi è un avversario sicuramente temibile. Sicuramente. Ed è anche, penso, il nemico, come ho detto ieri, principale di tutta la storia, credo. Sto rileggendo un attimo una cosa, sì. E vabbè, praticamente Gastown appartiene a lui, e quindi se ci vogliamo recare lì dovremmo sicuramente scontrarci con lui e il suo esercito. Allora, detto ciò, dobbiamo concludere questo accordo con Git. Vediamo cosa ci dirà questo nuovo personaggio. Not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now, not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. But his terror outlives him. A proposition, then. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! If I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Right, before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. E benissimo, siamo scesi subito a patti. Noi, anche lui praticamente ha il nostro stesso, diciamo, nemico, diciamo, ed è Scrotus, anche lui odia, diciamo, non ha sicuramente una simpatia, ecco, per Scrotus, e quindi lui ci permetterà di usufruire dei suoi servigi nella sua fortezza, e in cambio noi dobbiamo andare a indebolire Scrotus. E quindi questi sono i patti. Noi, la prima cosa da fare, appunto, è andare a indebolire questo Scrotus, e adesso questo andremo a fare. Allora. You should get your little black finger working on your car. Needs to be beefed up if you're gonna make good on our deal. Però ragazzi, io vorrei. Allora, vediamo questo che ci tiene. I have a deal with Jade. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! Oh, just you find me the parts and I'll get cracking! I have it, huh? I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? I think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Quindi che dobbiamo. Ah, raccogli il meccanismo per il grilletto. Ah, che sarà qua sopra, penso. Sì, dobbiamo costruire questo fucile e poi andarcene da qui praticamente. Raccogliamo anche questo rottame. Vediamo se. Ecco, no, qui non c'è niente. Sì, lì c'è qualcosa. C'è roba da spippolare. Eccolo qua. Ornamento per cofano. Vuoi installare questo elemento per cofano? Ma si installa davanti. Tamarrizziamo il più possibile la nostra vettura. Noi continuiamo a raccogliere rottami. Luogo saccheggiato al 100%. Ottimo. Vediamo se c'è anche un po' di acqua, perché la borraccia è praticamente vuota.
Borraccia è vuota. Però qua non vedo. Vediamo qua che c'è. No, non vedo. Acqua neanche a sognarla proprio. Non c'è, a quanto sembra non c'è. This should work. Whenever you have something, Zeta, I stand ready to do the good work. Don't stop. Keep moving, Dune Drift. Only the big cheese wants to see you. I guess this. Selezione categoria fucile da cecchino, ok. Max ha raccolto il meccanismo per il grilletto e è abbastanza rottami per installare un fucile da cecchino, ok. Continuiamo a montare pezzi per la nostra vettura. Un fucile da cecchino standard, ok. Vediamo che altre cose si possono fare. No. Come al solito, ma io penso che niente, dai. Abbiamo consumato tutto quello che potevamo. Ah no, attrezzi, puoi acquistare e installare attrezzi per 100%. Però sai che c'è? Ah, abbiamo personalizzato gomme, scarico, motore, arpione, bruciatori laterali. Carrozzeria, cambia il tipo di carrozzeria. No, non lo possiamo cambiare per il momento. Che altro c'è da colore carrozzeria? Solo questo. Indietro. Teschio fiammeggiante. Ruggine secolare. Applica la. Ah, qua ci possiamo penso mettere nero fosso di catrame. Giallo container, vediamo un po'. Bah, per adesso va bene così. Questo è ornamento per cofano. Abbiamo già provveduto. Borchie. Vabbè, dai. Abbiamo già un po' personalizzato. Andiamo. Magari poi queste cose me le faccio per conto mio. Allora, che vogliamo fare? Ah, dobbiamo salire in macchina, scendere la fortezza. Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Allora. Dobbiamo collaudare il nostro fucile da cecchino. Pare che sia il primo colpo è andato a segno. Adesso miriamo a quest'altro barile. Anche il secondo è andato a segno. Beh, il fucile da cecchino è sicuramente ci può tornare sicuramente utile. E va bene, ci siamo esercitati con il nostro fucile, quindi possiamo riporlo. Adesso ci dobbiamo recare al passo delle Lande Morte. Però concedetemi un attimo. Vediamo un po'. Eh sì, quasi. Punto di sciacallaggio. Sai perché? Ci abbiamo la borraccia che è praticamente finita. Quindi vorrei un attimo fare una digressione prima di.
stiamo distruggendo la macchina. Ci stiamo praticamente rimettendo le penne. Niente. Benissimo, siamo morti male. Siamo morti male subito all'inizio. Vabbè. Diciamo che siamo stati alquanto deludenti con questo duello di sportellate. Direi di andare direttamente al punto di sciacallaggio senza perderci in questi inseguimenti, in queste, diciamo, gare di sportellate. Ah, praticamente ripartiamo da qua. No. Brutta cosa. Allora, qual era la... quella è la meta, però stavo dicendo che volevo andare qua. No, devo guidare un po' più con prudenza, perché qua ci possiamo rimettere le pelle. Stavolta non mi freghi. Mi hai fregato prima. Questa volta sono stato io a fregare te. Una volta sì, ma due anche no, insomma, ecco. Torno a ripetere, io non è che sono infallibile, che non muoio mai, eh. Anzi, mi sto anche sorprendendo che sono morto anche pochissime volte. Allora, qua dobbiamo scendere. Che il punto di sciacallaggio sarà qua, sì. Credo di sì. O da quest'altra parte. Qua c'era anche un dell'acqua. Eccole qua. Qui nei combattimenti corpo a corpo sono un po' più preparato. Allora, qui cosa abbiamo? Allora, qua ci abbiamo intanto una tanica, però a me serviva dell'acqua prima. Questo che cos'è? Un progetto. Squadra di raccolta. Questa parte di progetto può essere usata per realizzare il progetto squadra di raccolta nella fortezza di Jets. Bene, raccogliamo tutto il possibile. L'acqua secondo me sta qui. No, questo è altri rottami. Ho visto che ci troviamo, che abbiamo fatto questa digressione sul percorso. Uh,
Cerchiamo di raccogliere il più possibile tutto. Almeno adesso la borraccia è più della metà, quindi. Ma si può riempire nuovamente? No, non credo. No. No, no, mi sembrava strano, infatti. Luogo saccheggiato al 100%, benissimo. Possiamo tornare sul nostro percorso impostato. Ma il gioco comunque, stavo dicendo, a livello anche di panorami, certo, non stiamo davanti a un capolavoro a livello grafico e tecnico, però insomma questi scorci desertici non mi dispiacciono per nulla. Allora dobbiamo rimettere però la meta, perché qui qual era adesso l'obiettivo nostro? Avamposto, osservazione. No, non era questo. Ah, eccola qua. Secondo me la missione nostra era questa. Parla con l'abitante delle terre desolate. Nemmeno. Spaventapasseri. E qual era? Aspettate un attimo. No. Ah, eccola qua la nostra. Sì, questa qui. Obiettivo, missione, storia. Quindi stavo dicendo, insomma, ha anche dei bellissimi scorci. Adesso su YouTube, insomma, si possono apprezzare fino a un certo punto, però alla fine io che ci gioco, diciamo, da console, devo dire che non è male. Ci saranno tante cose da esplorare anche come quel posto, però purtroppo potendo registrare solo un'ora di gameplay vado spedito per la storia principale. Magari qualche volta, ecco, se sono a corto proprio di risorse faccio qualche digressione su qualche missione secondaria. Scoperto tragitto di un convoglio. Trova e sconfiggi il convoglio che pattuglia questo tragitto per ridurre la minaccia. Adesso mi sono fatto prendere la mano e voglio andare a distruggere questo convoglio, però. Poi non so manco dove sia questo convoglio. Sì, qua. Boh, non lo so, vabbè. Abbiamo perso questo convoglio. Torniamo sulla retta via, va. Perché mi voglio fare del male? Perché voglio farmi del male?
sto perdendo già troppo tempo in questo duello. Credo che una l'abbiamo abbattuta, torniamo sul nostro obiettivo, che è meglio, prima di distruggere nuovamente la nostra cara macchina. Però questo l'abbiamo quasi distrutto. No. Facciamo una cosa, lasciamo perderlo, che già abbiamo parecchi danni, la nostra macchina è ridotta veramente un colabrodo, quindi andiamo alla velocità della luce verso il nostro obiettivo, anche perché se poi mi metto a cazzeggiare già so che poi non combino niente, quindi torniamo sul nostro focus. Non so se stasera farò un video più breve, questo non lo so. Ecco che ci fanno di nuovo. L'ho detto che ci stavano facendo il sederino. Perché ho bevuto? Come si fa? Meno male che il nostro Chum ci pensa lui a ripararci la nostra macchina, che comunque è figa, dai. Secondo me è bella, dai, esteticamente ci sta. Shots up ahead. I see them. I could take them out with the sniper rifle. The what? The long shot. Oh, I have a few rounds. Make them count. Dodge his bullet. Swerver! Keep an eye out. No surprises. Keep your head down. I'm gonna take a look. Please, hurry back. Allora, qui come facciamo a entrare qui? Sì, eccolo qua. Qua dobbiamo fare attenzione, che secondo me qui saranno molto ma molto aggressivi i nostri amici. I nostri nemici. Qui che c'è? Questo fa male.
fa letteralmente male. Penso che questo sia in modalità furia. Sì. Credevo di... Vediamo qua quanta roba c'è. Rottami 0 su 5, però qua... guardiamoci un po' intorno perché... Questo che cos'è? Tieni premuto. Questo è qualche altro. Ah, questo è un altro ricordo. Leggiamolo. Zelda, questo è il nonno Hank. Mi spiace che tu non abbia mai potuto incontrare. Ti avrebbe incontrato un sacco. Raccontato un sacco di storie divertenti. Non so quasi nulla di quello che ho fatto negli anni 60, ma di sicuro era tutta roba top secret. Ho lavorato per il governo fino a 5 anni fa, quando è scomparso durante una missione in un paese arabo. Che tristezza, queste guerre finiranno per ucciderci tutti. Wars, famine, disease, murder, killed us all. Qui cosa c'è? Che roba c'è qui? Qui non c'è assolutamente niente. Qua c'è una luce, ma è soltanto, non si può raccogliere. Una lampada, voglio dire. Qui qualcosa ci dovrebbe essere, però. Qua c'è l'acqua, assolutamente riempiamo la nostra borraccia, che torno a ripetere è fondamentale perché è l'unico metodo insieme al cibo per recuperare energia. Che altro qua, facendo un giro qua, che cosa c'è? Vediamo se c'è un rottame, niente qui. Qui abbiamo visto? No, infatti eccolo qua, infatti. Purtroppo, vediamo un po' qua sopra, qui c'è, ah, c'è della roba qua. Ci stanno, vabbè, poi vediamo, per adesso ci abbiamo quello, poi. Poi vediamo con il proseguo se gli ornamenti, qua che cos'altro c'è. Le armi da mischia infliggono danno addizionale ma si rompono con il tempo. Ma te lo tieni sempre in mano? Raggiungi, no. O possono essere riposte? Non si sa, questo non ce lo dice. Colpisce. Tieni premuto, lascia. No, ce la portiamo con sé. Ci potrebbe essere utile. Però potevano fare, ecco, una cosa che la potevi riporre, che ne so, sulla spalla, robe del genere. I rottami, ragazzi, vorrei recuperarli, ma se li incontro li recupero, perché se me li devo mettere a cercare, vi dico la verità, il tempo non stringe per la registrazione, quindi al momento non vorrei già sottratto veramente parecchio tempo a questa live. Fa relativamente, fa bei danni, eh. Le armi da mischia fanno bei danni, sì. Vediamo se sotto qua c'è qualcosa. Secondo me sotto c'è qualcosa. Perché non uso le scale? Perché non uso le scale? 2 su 5. Vediamo di qua che cosa c'è. Raccogli arma. Qua dobbiamo risalire.
e anche in fretta. Cosa brutta morire così. Questa è una morte veramente ingloriosa. Sono finito giù pure io. Non ditemi che devo rifare tutto da capo, no? Mi auguro proprio di no, eh. Eh sì, mannaggia la miseria, guarda. Stasera va un po'. Allora, facciamo una cosa. I rottami qui, niente, non li recupero più perché per un semplice fatto che beviamo un po' d'acqua. Abbiamo anche finita. E vabbè, l'arma la possiamo anche, ce la possiamo cavare anche a mani nude. Purtroppo avrei voglia di esplorare più con maggiore accuratezza, però torno a ripetere, non ho il tempo per farlo, quindi adesso sono morto, quindi è meglio. That must be it. We were ready to take that on. Not without some preparation. Live artillery. E va bene, allora metti via binocolo, il punto di vedetta, torna da Chum, torniamo subito indietro. Fauce descrizione, oscuro e minaccioso, l'enorme cancello conosciuto come la fauce sorveglia il passo delle lande delle morte, l'unico passaggio tra il grande bianco e le lande morte, solo gli amici di Gastown possono attraversarlo. Dobbiamo attraversare questo cancello, ma sicuramente non è che vai là e gli dici patente e libretto, ma sicuramente saranno dolori nell'affrontarlo. Vabbè, noi dobbiamo tornare indietro e ci torniamo anche a passo un po' svelto. Torno a ripetere, i rottami me li raccolgo un po' per conto mio, casomai offline. Anche perché
Non ho tempo per... Essendo, torno a ripetere, la registrazione non posso andare più oltre un'ora di registrazione. Mi voglio concentrare a portarvi, diciamo, missioni principali. Poi a ripulire le zone e queste cose qua ci penso con... offline, insomma. Però io adesso mi sto impicciando a trovare la via dell'uscita qui. Noi dobbiamo uscire da qua. Dove ci dice di uscire? Scusatemi. È qua secondo me. Sì, sarà qua. Ah, ecco gli altri. Vabbè, qua ce la, ci sbatte davanti il rottame, quindi... Ci sbatte davanti, ma noi dobbiamo... Come ci arriviamo? Ah, mi sa che dobbiamo fare il percorso al contrario. Qua... Sì, da qua, perché noi siamo entrati da qua, quindi per forza da qua dobbiamo uscire. Sì, infatti eccola qua la strada. Qua ecco l'altro rottame. Questo video, torno a vedere, sarà un po' più breve perché con i tempi di registrazione adesso non ho visto a che ora ho iniziato esattamente, vi dico la verità, a registrare. Non vorrei che si interrompa a metà, che è una cosa veramente fastidiosa che non mi piace. E qui niente, qua scendiamo di così. Ci faremo male? No. Ci faremo male? Boh, sì. Neanche ci siamo fatti così tanto male. Qua abbiamo una tanica. Your plans with this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off, and our chances of survival grow tenfold. Then the harpoon. Soon, soon. But she needs the basics first, huh? Is weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Un tuffo nella pazzia. Devo superare la fauce per poter arrivare a Gastown, ma la Magnum Ops dovrà essere in ottima forma, altrimenti sarebbe un suicidio. E sono d'accordo anch'io, quindi... Ma qua c'era della tanica, sì, aspetta, ma... Ovviamente. Torno a ripetere, penso, siccome non ho visto che ora ho cominciato a registrare... credo che fra non molto... penso di terminare... chiudere la registrazione. Devo prestare un po' più attenzione al minutaggio, questo sì, perché praticamente dobbiamo tornare qua, perché è molto importante, perché non mi piace, insomma, troncare le registrazioni così. Circling!
Ma praticamente quella è la nostra missione, è questa, sì. Sì, è questa la missione storia. Sì. Allora, accampamento allertato, ma noi proseguiamo dritti alla meta senza troppi indugi. Allora, vediamo qua che ci dice. Gli arcangeli come il factum sono configurazioni speciali della Magnum Opus, venerate da Shum. Per iniziare accede alla schermata arcangeli. Selezione arcangeli, ok. Quindi corazza? Ah no, ecco qua, arcangelo è qui. Ah. Selezionando un arcangelo saranno visualizzati i potenziamenti necessari. In verde sono indicati i potenziamenti che già possiedi, in rosso quelli che devi ancora ottenere. Seleziona il factotum e controlla i requisiti delle parti necessarie. Allora, quelle verdi che possiamo andare a. Ah, queste sono quelle che non possiamo. Allora, questo qua che cos'è? Vediamo un po'. Barra semplice. Ruggine standard, impianto nitro. Io credo che la cosa da migliorare sia la resistenza, diciamo, della macchina. Me lo vedo sempre nei miei sermoni, uno di non catti niente, più invitanti personaggi campazzi di una macchina senza spuntoni. Ah, installato. Velocità di riparazione, bruciatori laterali. Migliora appena il tuono, distrugge i veicoli corazzati e grandi strutture con molta facilità. Questo potenziamento non è necessario per costruire il Arcangelo Factotum. Ah, questo in verde praticamente è battistrada potenziamento bloccato. Questo si può fare allora. Questo no. Questo allora. Ah, questo qua. Mina la sa cosa. Come vorrei ottenere il Magnum Opus. Questo qui invece è il V6. Che potremmo già potenziarlo a quanto pare. Aumenta l'accelerazione. Corazza, questo qua. Ah, questo è quello che intendevo io. Riduce 5% i danni d'impatto. Sì, questa è la prima cosa che andiamo assolutamente a potenziare. Infatti adesso non ce l'ha da bloccato. Però l'abbiamo già, mi sa, sbloccato quello prima. Battistrada spesso insieme a minore un'operazione normale. Vabbè. Ah, è rottami, 25. E qua cosa c'è? Carrozzeria? No, tutto bloccato. Qua. Corazza, sì, è questo che volevo vedere. Barre vive, ah no, però questo missione storia, un classico delle terre desolate, quindi insomma,
Anche sbloccando alcune cose si sbloccano progredendo anche nel gioco. Ah, puoi vedere anche l'anteprima. Vabbè, queste sono cose, torno a ripetere, stasera mi sto perdendo un po' a vedere tutte queste cose. Un classico terre desolate. Parla con Chit. Vediamo cosa ci dice. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking. Allora, progetti. Ci sono molti progetti disponibili all'interno delle fortezze. Avvicinati per vedere il contenuto. Missione per te nelle terre desolate. Queste credo che siano secondarie, questi blocchi. Andiamo a vedere di che si tratta. Recall our companion, Saint. The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to a crisp. Or food for somebody. No, no. I think he made it out. Yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Torna al relitto del covo di Chum e riporta il cane e la carrozza alla fortezza di Git. Il cane aggiunge la missione del re. Questa secondo me. Missioni delle desolate. Missioni delle desolate sono storie opzionali che possono essere completate in qualsiasi ordine. Ho capito. Questa è una storia, diciamo, opzionale. Noi principale che ci abbiamo praticamente? No. Principale non abbiamo niente, abbiamo disponibile secondo me solo questa qui è incontro leggenda guida fino al calcolo qua sì. Ah, qua abbiamo un po' di fonti, vedi, vabbè, ci sono tante cose, tornare queste che sono delle, penso siano degli avamposti. Allora, quella del cane, casomai me la faccio, la porto insomma qui su come fosse una storia principale. Mi vado a fare, casomai, visto che penso che tornare a vedere, farò oggi la registrazione sarà un po' più breve, penso che la chiuderò qua per oggi. O ce la facciamo ad arrivare qua? Vediamo un po'. Potrebbe anche essere, ma per siccome non ho, diciamo, adesso non ricordo bene a che ora, cioè, siccome dovrei anche chiudere, non so se facciamo in tempo ad arrivarci. Casomai recuperiamo un po' nei prossimi giorni qualche altra missione. Vediamo, vediamo se ci riusciamo ad arrivare, ma un posto usa il. Allora, usa il pallone aerostatico in avamposto osservazione per ottenere una buona visuale sul circostante. Fai volare il pallone, usa il binocolo per individuare e contrassegnare sulla mappa luoghi importanti nella zona. Una volta che hai usato un avamposto d'osservazione, Max potrà viaggiare rapidamente verso di esso da qualsiasi ponte delle terre desolate usando la mappa. Benissimo. Allora, ragazzi, per questioni anche non solo tanto di registrazione, ma anche mie, la registrazione di stasera la chiudo qua. Casomai adesso mi farò qualche missione per conto mio, non primaria, non principale, qualche secondaria, e poi penso che questa di andare a recuperare il cane, la vecchia, diciamo, Dumbaghi, credo che quella sia la carrozza che intende Chum. La porteremo domani sera nel prossimo video che realizzerò.
Grazie ovviamente per avermi seguito, cioè grazie per chiunque insomma volesse seguirmi o mi ha seguito anche in maniera anonima, insomma. E ci vediamo con il prossimo video. Buona serata.